Diritto di informazione anche per il lavoro somministrato e intermittente, nuovi obblighi per i datori di lavoro e il rischio di diffida in caso di inadempimento. Sono queste le principali novità introdotte dal decreto legislativo numero 104 del 2022 ed entrate in vigore il 13 agosto. Ma vediamo insieme di cosa si tratta. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo della nuova circolare dell'Ispettorato del Lavoro che illustra nel dettaglio quali sono i nuovi obblighi appena entrati in vigore in materia di lavoro. Sicuramente la novità principale è rappresentata dall'estensione del diritto di informazione sul rapporto di lavoro, che ora interesserà anche altre tipologie di occupazione, come il lavoro marittimo, il lavoro somministrato, intermittente, le collaborazioni etero-organizzate, quelle coordinate e continuative e i contratti di prestazione occasionale. Non solo, in aggiunta agli obblighi attuali, il datore di lavoro committente dovrà anche indicare gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista, il contratto collettivo anche aziendale applicato al rapporto di lavoro con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto. Gli ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. In pratica, il datore di lavoro, al momento dell'instaurazione del rapporto e prima dell'inizio dell'attività, dovrà consegnare al lavoratore alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. L'Ispettorato del Lavoro chiarisce che le altre informazioni potranno essere messe a disposizione del lavoratore anche attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore, ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale. In caso di mancata consegna del documento, oppure alla scadenza del termine di 7 giorni o un mese in base ai casi, dall'attivazione del contratto di lavoro, che rappresenta di fatto l'ultimo termine utile per integrare le informazioni mancanti, scattano le sanzioni, che possono formare oggetto di diffida. Come sappiamo, le nuove regole sono in vigore dal 13 agosto, ma si applicano anche ai rapporti già instaurati al 1 agosto, entro 60 giorni, solo su richiesta scritta del lavoratore. Stesso trattamento per i rapporti instaurati dal 2 al 12 agosto. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se il Focus ti è piaciuto, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI Focus.